noi allora continuiamo a parlare d'amore, tutte tranne una, perché lei è già innamorata, è Filippa Lagerbach. Che bella la tua storia d'amore, Filippa Lagerbach, eccola qua collegata con noi. Ciao bellissima Filippa. Buon pomeriggio, grazie Cristina. Io sono felice di averti qua, perché davvero questa settimana ci hai fatto sognare. Siamo vestite uguali, vedi, lo stesso rosso. Ci hai fatto sognare, ci hai fatto commuovere, perché le storie d'amore, insomma, ci piacciono sempre a tutti, soprattutto se sono tra personaggi famosi, televisivi. E poi si sa che in quell'ambiente di solito fanno notizia gli scoop, il gossip sulle separazioni, sui tradimenti. E invece un gesto così semplice, così antico, così bello come una proposta di matrimonio, avvenuta però davanti alle telecamere in diretta del Grande Fratello VIP, insomma, ci ha conquistati tutti e soprattutto ha conquistato te. Daniele Bossari, l'amore della tua vita, sì, ti ha fatto questa sorpresa. Come stai, Filippa? Ma io sto molto bene. Se qualcuno mi avesse detto 3 mesi fa, guarda che fra un po' di giorni, fra qualche mese lui ti farà una proposta di matrimonio in diretta, avrei detto sì sì, e poi raccontami qualcos'altro, andremo in viaggio di nozze sulla luna magari, non avrei mai creduto. Però poi la vita ti riserva delle sorprese bellissime, abbiamo cavalcato questa onda, io non pensavo assolutamente che potesse fare un gesto così davanti a tutte queste persone in diretta televisiva, è molto lontano dal suo essere, dalle nostre abitudini, diciamo, normalmente non parliamo mai di noi, del nostro privato, però è successo questo e sono felicissima e sono felice di stare qui a parlare di amore, di celebrare anche una relazione lunghissima e sono innamorata come il si primo vede, giorno, si mi si sento vede, una quindicenne e mia figlia mi prende anche un dir. Mi fai sì, vedere sì, l'anello? Ma è così, quindi bello, dai, finché si parla di cose belle, di amore, benvengono. E come? Mi fai vedere l'anello? Ce l'hai? Ma allora, Cristina, questa ovviamente non l'aveva scelto lui, questa diciamo no, che è un anello di scena, certo, ma non mi importa, poteva essere di gomma, di carta, di plastica, di qualsiasi cosa, per me è importantissimo, è l'anello più bello del mondo, quindi lo allora porto con orgoglio e lo faccio vedere a tutti, non è che adesso la TV ha iniziato a insomma, regalare diamanti no, in giro, no, immagino, però sono veramente felice, cioè, questa allora vale più di ogni diamante. Rituffiamoci in quell'atmosfera, incominciamo a vedere il momento in cui lui è arrivato e vi siete incontrati. Queste immagini. Posso aprire? Posso aprire o no? Certo. Faccio più star qui. Mamma mia. Ci hai mancato tantissimo. Mamma mia! È incredibile, Filippa, sembrava un film, sembrava un film. Ma tu è vero che ti eri preparata a quel momento, insomma, come se fosse stato il primo appuntamento? Ah, quello sì, assolutamente, perché mi ero tutta, no, sistemata, le unghiette, insomma, la scelta dell'abito, i capelli, insomma, ci tenevo tanto a presentarmi al meglio dopo tutti questi giorni che ci eravamo stati lontani. Quindi questo sì, ero molto emozionata, le farfalle nello stomaco, insomma, si può vivere queste emozioni intense anche a una certa età, Cristina. E come, dai, e come. Tutto a posto. Ma da quanto non vi vedevate, quindi da paio di mesi? Ma lui è lì dentro da 80 giorni. 80 quindi, giorni. Sì. Però la cosa che colpisce ancora di più e che secondo me poi ha reso questo incontro davvero così appassionato è che insomma non anche le storie come la vostra tra personaggi così belli e famosi insomma a volte nascondono dei problemi e tra di voi insomma c'era stato un momento difficile. Un momento insomma complicato perché poi ognuno
ha la propria vita, le carriere, gli impegni, tu hai anche un impegno molto forte a favore dell'ambiente, magari ci si allontana o c'è dell'altro, però insomma voi avevate avuto dei momenti, un momento buio, come mai? Ma come mai? La vita è un po' è questa, no? Ti porta a innamorarti, ti fa la passione, la complicità, gli alti, i bassi. L'importante è stare insieme e devo dire che sono sempre stato a fianco a mio uomo anche in un momento anche difficile, lungo, di cui ho già parlato, mi sono un po' raccontato. Non amo molto raccontare questi lati molto personali, però visto che lui si era già esposto, ho deciso che potrebbe anche aiutare qualcuno che sta attraversando questi momenti bui, come diciamo, quando tu non vedi più il futuro, non hai più la gioia per la vita come avevi una volta, quando ti chiudi in te stesso, quando ti isoli dal mondo. Quello è quello che ha fatto Daniele. Io ho cercato, anche poi non riesci a toccare, capire qual è il problema, no? Qual è la cosa che gli dà fastidio, perché si era chiuso anche un po' in se stesso, anche allontanandosi, diciamo, anche nell'ambito familiare, in casa, da me, e quindi non era una crisi dove c'erano altre persone, no, era un crisi che lui stava attraversando, un malessere, sì, però io comunque non ho mai smesso di lottare, smesso di stare al suo fianco, e a un certo punto, quando ho sentito che una persona, io pensavo ingenuamente, perché io tendo ad essere una persona molto positiva, tranquilla, leggera, se vuoi, di avere in mano le chiavi della felicità. Io ho detto: guarda, ascoltami, so cosa devi fare, so come devi reagire per uscire fuori da questo malessere. No, non puoi aiutare gli altri a uscirne fuori, perché quella chiave vale per te, ma non vale per gli altri. Questo l'ho capito, e con tempo lui ha capito, proprio lui stesso, come doveva reagire per rialzarsi. Però sono voluti... tanto, ci è voluto molto tempo, tanti mesi, anni forse, e si stava lentamente tornando, e poi è stata questa entrata in un gioco televisivo, pensa te, dove si è messo a nudo, si è raccontato, non ha più avuto, ha dovuto affrontare le sue paure, le sue fragilità, e tutto questo insieme ha fatto sì che è rinato, sembra, sono parole importanti, no? Però è proprio così, quindi la mia gioia del vedere lui ridere, sorridere, abbracciarmi, baciarmi, non è il gesto della tua posta, ma è proprio tutto insieme di questa gioia, questo uomo che lo vedo in una maniera diversa, come lo conoscevi un tempo. Hai ritrovato Daniele, questo rende davvero ancora più speciale quel momento fantastico che è stata la proposta di matrimonio. Vediamolo insieme. Non me l'aspettavo questa cosa, non me l'aspettavo, ma qui dentro però sono cambiate tante cose della mia vita. Sono cambiati tanti aspetti, mi sento migliorato, mi sento cresciuto, penso di essere diventato uomo. È stato per me una soglia importante. Ho attraversato, guarda, tempeste nella mia mente. E ho combattuto quelle che erano le mie debolezze, le mie fragilità, per cercare di essere una persona migliore. Quindi... ho meditato tanto, vi ho sentito, te Stella, ma proprio ogni giorno, ogni istante, ogni momento. Si fa così. Mi vuoi sposare? Sì che lo voglio. Sì che lo voglio. Sei l'uomo che ho sempre sognato, davvero. Sei l'uomo che ho sempre sognato. E io ti ho visto il cambiamento, ti ho seguito ogni giorno, ogni minuto, sempre. Io sono orgogliosa di te, sei pazzesco. Ti amo con tutto il mio cuore, ti amo ogni giorno di più. Sei l'uomo con cui voglio stare per sempre, sempre, tutti i giorni del resto della mia vita. Ti amo, non puoi neanche capire. Filippa, ve le eravate dimenticate le telecamere in quei momenti, però. Sì, sì, assolutamente. Lui sicuramente, perché vive quella situazione da ormai 3 mesi. Io ero un po' più smarrita, magari anche un po' in imbarazzo. Insomma, lui mi
saltata addosso proprio. Però è stato così bello, che adesso non vedo l'ora di andare a riportarmelo a casa. Come, anche perché, diciamolo, voi state insieme da tantissimo tempo, 17 anni, il vostro è stato un grande amore, però non c'era mai stato il matrimonio. È una cosa che ti mancava un po'? No, io ho sempre sostenuto che ci scegliamo ogni giorno, che il matrimonio non serviva, che comunque eravamo marito e moglie perché avevo incoronato questo sogno grazie a nostra bambina, grazie a Stella, e quindi anzi lo vedevo un po' troppo difficile organizzare, ci vuole un anno prima per prenotare il posto, il menù, la cosa, bomboniere. E no, quindi adesso ti tocca, però eravamo troppo pigri per organizzare una cosa del genere. Adesso mi tocca, magari qualcuno ti tocca farlo. Filippa, io sono così felice per te e per voi. Non aspetteremo altri 17 anni. Insomma. No, ecco, ti prego, veramente ve lo meritate. Per cui, insomma, l'abito non lo metterai per la pubblicità come avevi fatto all'inizio del tuo percorso quando eri arrivata in Italia per una pubblicità che eri vestita da sposa, te lo metterai davvero. E io sono davvero felice per te. Vabbè, il claim era una bionda per la vita, portato bene. Quello sei, una bionda per la vita. Filippa, noi ti vediamo questa sera. A che tempo che fa con Fabio? Ti ringrazio tantissimo di essere stata qua con noi. Come no. E anche di aver aperto il tuo cuore, di aver parlato di un problema come la depressione, che, del quale non si parla tanto, e invece tu hai detto delle parole importantissime. Credo che anche stasera comunque ti festeggeranno, perché la Littizzetto vuol farti da paggetto, quindi aspettati delle altre sorprese. Grazie Filippa! Un bacio, auguri davvero tantissimi di cuore. Grazie Cristina, grazie a tutti, buon pomeriggio.